Ciao a tutti, oggi Jack Muffin. Mi chiedete sempre dove Muffin, quando non c'è nei video, invece ogni tanto, veramente sempre qua, solo che a volte magari dorme sotto, fa caldo e va giù, sta giù, sta qua in zona, insomma. Scusate questo off topic. Oggi continuiamo i nostri video, in realtà oggi quasi finiamo i nostri video sull'Unione Sovietica, ne abbiamo fatti tantissimi, c'è tutta una playlist dedicata ai paesi dell'ex URSS, compreso tutte le repubbliche baltiche, tutti i paesi stan, quindi vi lascio tutti i link sotto al video. Se vi piace questo tipo di video mettete like, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per non perdere le novità. Sì, Facebook non ce l'ho più, lo sapete, e chi vuole sapere le attualità seguitemi sul mio canale invece Telegram, dove pubblico cose molto interessanti e facciamo tantissimi, tantissimi discussioni. Oggi parliamo della Lettonia. Abbiamo già fatto Estonia, Lituania, e metto tutti i link sotto qui al video. Lettonia è ufficialmente Repubblica di Lettonia, e in russo si dice Latvia e in lettone si dice Latvias Repubblica. È uno stato membro dell'Unione Europea, capitale Riga, intorno ai 2 milioni di abitanti in totale, situata nell'Europa nord-orientale. Confina a nord con Estonia, a est con la Russia, a sud-est con la Bielorussia, al sud con la Lituania. Ed è bagnata a ovest dal Mar Baltico, per questo si chiamano appunto i paesi baltici. Il nome lettone Latvia deriva dal nome delle antiche Lettgalli, una delle quattro tribù baltiche indoeuropee, che formavano il nucleo etnico dei moderni lettoni insieme ai livoni finnici. Enrico di Lettonia coniò la latinizzazione del nome del paese Letigalia e Letia, entrambi derivati da Letgallians. Lat è una parte comune in molti idronimi baltici e Galle, ossia terra di origine baltica, diciamo, questa è la traduzione. Terre anticamente abitate da popoli nomadi dediti alla pesca e alla caccia, il territorio fu colonizzato dai Livoni, popolo di ceppo ugro-finnico, ai quali si aggiunsero i lettoni, una popolazione indoeuropea. L'ordine teutonico iniziò la conversione delle popolazioni locali al cristianesimo all'inizio del XIII secolo. Protagonista dell'evangelizzazione della Lettonia fu Alberto di Buxhoeven, che fondò l'attuale capitale Riga, insediando la sede vescovile e sottomettendo il popolo dei Livoni con la collaborazione dei cavalieri dell'ordine teutonico. Nel 1207 la Livonia fu riconosciuta come feudo dell'impero e spartita tra la città di Riga, il vescovato e l'ordine teutonico. Nel 1236 l'intera regione passò totalmente sotto l'autorità dei cavalieri, rimanendo parte dell'impero fino al 1561, quando il regno di Polonia congiunse le province di Letgalia e Livonia al nord del fiume Daugava, mentre le province Altre province furono unite nel Ducato di Curlandia e stato indipendente sotto la sfera dell'influenza della Polonia. Qui vediamo anche qui la Polonia. La Svezia nel 1621 conquistò Riga e province di Livonia. La Lettonia finì così nella sfera dell'influenza dell'impero russo, che la sottopose a un intenso processo di russificazione, mantenendo nella capitale il tedesco come lingua ufficiale. Quindi un pochino Estonia, la Lituania e Lettonia hanno le cose in comune, quindi insieme. A partire dal 1721 la Lettonia apparteneva ai cosiddetti governatori baltici dell'impero russo. Nel 1795, con la terza spartizione della Polonia, la Russia di Caterina II si assicurò il controllo dell'intero territorio dell'attuale Lettonia. Durante la Prima Guerra Mondiale, il territorio della Lettonia, ceduto dai russi con la pace di Brest-Litovsk, l'abbiamo visto anche negli altri video, viene temporaneamente occupato dalla Germania, raggiungendo i territori del Oberost, amministrati da Paul von Hindenburg e dal suo capo maggiore Erich Ludendorff. Nel 1918, poco dopo l'arresto della Germania, fu proclamata l'indipendenza. A questo punto i sovietici tentarono di riprendersi i territori ceduti con la loro resa durante la Prima Guerra Mondiale, ma trovando una forte opposizione lettone, scaturì la guerra d'indipendenza lettone. Dopo 2 anni di aspre battaglie per mantenere l'indipendenza, quest'ultima venne riconosciuta anche dalla Russia bolscevica nel 1920. In seguito dell'indipendenza riconosciuta dalla Russia, il paese conobbe un periodo di democrazia che durò fino al 1934. In tale anno, Karlis Ulmanis, che più volte aveva ricoperto la carica del primo ministro, scioglie il Saeima,
l'abbiamo già visto, che sarebbe il Parlamento lettone, e instaurò una dittatura. Nel 1939, ad agosto, la Germania nazista e l'URSS firmano il patto Molotov-Ribbentrop, che poneva la Lettonia nella sfera di influenza sovietica e mettendo fine alla dittatura di Ulmanis, perché nell'agosto del 40 il paese viene occupato dall'Armata Rossa e la Lettonia, come gli altri paesi baltici, diviene una delle repubbliche socialiste sovietiche, la Repubblica Socialista Sovietica Lettone, Latvijska e Sovjetska Socialistическая Respublika. E anche qui gli Stati Uniti notificano col Wales che non riconoscono come legittima questa annessione. L'anno successivo Ulmanis viene arrestato dalle forze sovietiche e poi è morto in carcere. Nel 1941, l'operazione Barbarossa, la Germania invase l'Unione Sovietica, occupa la Lettonia perché erano i primi ancora, no, di arrivare. Nei 3 anni di occupazione si susseguirono vari eccidi di ebrei, di Rom e altri. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Unione Sovietica rioccupa la Lettonia, che nei 5 anni successivi al conflitto viene sottoposta alle purghe del regime staliniano, perdendo la propria indipendenza. Intensa la politica di russificazione imposta da parte dei sovietici, che mise quasi a rischio l'identità nazionale. Questo l'abbiamo visto anche negli altri paesi. Ma era uguale per tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica, non solo per i baltici. Magari loro erano quelli più oppositori di questo, no? Il 4 maggio del 90 viene emanata una dichiarazione dell'indipendenza transitoria che poi nel 91 loro finalmente, come l'hanno voluto, riconquistano l'indipendenza dell'Unione Sovietica al momento del crollo della perestroica e l'URSS riconobbe Lettonia come uno stato indipendente il 6 settembre 91. Da lì Lettonia avvia il suo cammino di integrazione europea, culminato l'adesione all'Unione Europea 1 maggio 2004. E hanno fatto un referendum nel 2003, 66,9% dei lettoni approva l'adesione all'Unione Europea, 66,9%. Pochi giorni prima entra a far parte, nel 2004 entra a far parte anche della NATO, fa parte della regione biogeografica boreale come altre. La Lettonia è costituita da 4 regioni tradizionali: Curlandia, Livonia, Semigallia e Lettgallia. Il clima è di tipo temperato freddo, influenzato dal Mar Baltico, estati freddi, piovosi. I lettoni sono il numeroso gruppo etnico del paese, sono di più, sono la maggioranza. Seconda etnia è quella russa, concentrata nei distretti orientali, perché quando fai parte dell'Unione Sovietica è inevitabile che c'è un grande scambio, smistamento, immigrazione dovunque, quindi ovviamente ce n'erano tante russe, no? Nell'Unione Sovietica, e quindi c'è stato hanno una bella percentuale di russi che vivono etnici, non filorussi, ma non russofoni filorussi, ma proprio russi etnici. Volevamo chiarire questa cosa. Seguono altre minoranze slave, bielorussi, polacchi, ucraini e anche lituani. Infine, in Lettonia sono presenti anche le etnie di piccola consistenza: ebrei, rom, tedeschi, estoni, tartari e altri. E più o meno il 62% di lettoni vive, russi sui 27%, bielorussi sui 3%, ucraini 2%, polacchi 2%, lituani 2% e vari, vari, vari. Insomma, 27% di russi è una bella fetta consistente. La maggior parte dei credenti sono luterani e con piccole percentuali di cattolici e ortodossi, ovviamente, perché ci sono russi. In Lettonia c'è una comunità grande ebraica, residua degli stermini dell'occupazione nazista. La comunità ebraica lettone fu decimata durante la Seconda Guerra Mondiale, l'abbiamo già visto anche nell'altro video sulla Lituania. Ma come sapete, loro erano prima pagani e quindi ci sono altre religioni che sono Dievturi e la Romuva. La prima è una cosa tradizionale, duramente repressa dal sistema sovietico. Sapete che quando c'era l'Unione Sovietica, la religione doveva essere ateismo, no? In maggior parte. La seconda, più recente, costituzione, sono religioni pagane politeistiche che hanno radici storiche basate sulla celebrazione della cultura nazionale, sulla mitologia del periodo pre-cristiano, la relazione con la natura, la venerazione degli antenati. Quindi sono religioni tradizionali antiche pagane. E loro erano degli ultimi in Europa, tra gli ultimi in Europa che hanno preso il cristianesimo. E di conseguenza ancora sono radicate queste cose ancora pagane antiche.
Loro, che ne so, festeggiano ancora le feste, saltano sopra i fuochi, sopra i, come si chiamano? Fanno un grande fuoco, un focolaio, e fanno dei salti sopra. Tanti cognomi lettoni hanno origine dall'uccello, dall'animale, dall'albero, tipo cognome così, prese così. La lingua ufficiale è lettone, come il lituano. È l'estinto dell'antico prussiano, appartiene al gruppo baltico della famiglia delle lingue indoeuropee. Poi hanno anche la lingua Letgala, che c'è in quella regione lì, la lingua Livone, che è una lingua oggi quasi estinta, appartenente al gruppo delle lingue balto-finniche, un mix. Il russo fu la lingua ufficiale, imposta durante l'occupazione sovietica, mentre durante l'impero russo la lingua ufficiale nella capitale Riga rimase il tedesco fino al 1891. Oggi la lingua russa è la lingua di minoranza più diffusa, parlata in quasi metà della popolazione, mentre il tedesco è scomparso. E anche qui vediamo russofobia, soprattutto anche adesso di questi tempi, e adesso sta proprio fiorendo ancora di più, ed è proprio a Riga che appunto la gente il 9 maggio va a deporre i fiori al monumento del 1ignoto, ai soldati caduti, e arriva questo trattore che spazza via tutto, è come se fosse una cosa così, insomma, abbastanza. Ci sono sempre un po' di manifestazioni, c'è stata sempre tanta russofobia nei paesi baltici, dovuta dal passato, diciamo, sovietico. Nel 2012 è svolto un referendum sullo status della lingua russa, con ampie maggioranze di cittadini si sono espressi contro la proposta di considerare il russo lingua ufficiale accanto al lettone, e non hanno appunto potuto esprimersi i moltissimi russofoni che non erano cittadini. Quindi, ovviamente, se fai votare ai cittadini lettoni, loro votano contro e i russi non hanno potuto partecipare, che è una grande maggioranza. La Russia ha apertamente criticato le procedure di naturalizzazione, considerate troppo complicate, diciamo che complicano un po' la vita ai russi che vivono qui, c'è sempre grande discriminazione e non vogliono volentieri fare documenti. La stessa cosa accade anche in, per esempio, Repubblica Ceca. E perché io sono stata e ho parlato appunto con i russi che abitano lì, dice grande fatica per ottenere documenti, permesso di soggiorno, eccetera, eccetera. La Lettonia è una repubblica parlamentare, il Parlamento uno unicamerale, lo sapete, si chiama Saeima, è formato da 100 deputati che vengono eletti per 4 anni. Il premier attuale è Karinš Krišjānis. La valuta prima era l'ats e nel 2014 è stata sostituita dall'euro. Settore economico prevalente è l'industria meccanica, mezzi di trasporto, ha importanza anche il settore della pesca, costruzioni mobili, tessile, importanti partner commerciali con altri paesi baltici, con la Finlandia. La Lettonia è uno stato molto importante tra gli scambi commerciali, c'è una grande rete di trasporto. Le cose, vogliamo vedere i fatti interessanti che ho trovato sulla Lettonia, che vivono le donne più alte al mondo, che l'altezza media delle donne è 1,70 m media, e uomini sono al quarto posto al mondo, ma le donne primo posto al mondo, sono molto alte. C'è più della metà del territorio è ricoperto da boschi, infatti è un'area molto verde, è un posto molto verde. Tanto che appunto gli abitanti lettoni piace tanto la natura, piace andare proprio nel bosco, passatempo, no? Andare a raccogliere i fiori, i funghi, le bache, eccetera, eccetera. Loro appunto fanno le feste antiche pagane, vanno nei boschi a festeggiare queste feste, eccetera, eccetera. E interessante anche il fatto che a Riga ci sono più di 800 palazzi nello stile Art Nouveau. Poi ve lo metto come questo stile, qualche foto. È uno dei più grandi al mondo raccolte di questa architettura appunto a Riga. Quindi è un posto comunque bello turisticamente da vedere. Infatti i russi ci vanno tanto nei paesi baltici come turisti. Poi c'è anche il mare comunque, quindi poi a loro piace cantare, i lettoni sono dei grandi cantanti, loro hanno tantissime, tantissime canzoni popolari, e tanti anche cantanti lirici, opera, eccetera, eccetera, molto famosi. Sempre molto sviluppata la rete wifi, internet e tutto quanto, l'abbiamo visto, no, nelle altre
viene chiamata paradiso senza figli, no? Eccetera, eccetera. Poi bevono tantissima birra, bevono tipo 80 litri di birra all'anno. Una persona beve tantissima birra, va moltissimo, perché come in tutti i paesi un po', no? Del nord. Mentre la cucina è stata influenzata un po' da tutti, no? Cucina tedesca, mista, russa e tutti gli altri paesi della regione baltica. Tra gli alcolici c'è balsamo nero di Riga, un liquore composto da piante, fiori e frutti. Molto interessante, molto forte, 25 ingredienti ci sono. Tanto usano il pesce del Mar Baltico, tipo sardine, aringhe, tutte queste cose qui. E tantissime persone coltivano prodotti bio, eco, fanno orti, ognuno ha un tipo di orto, coltiva le cose, no? Per conto suo. Tantissimi mercati biologici, eco, eccetera, eccetera. I green, vengono chiamati green market, no? E anche sia frutta e verdura, ma anche latte, uova, eccetera, dei contadini, no? Gli piacciono tutte queste cose. Poi hanno buonissimi formaggi, formaggi particolari, poi vi metto le zuppe, come diciamo, perché il paese è più freddo, il clima è più freddo, ovviamente qui vediamo le zuppe, vediamo i tipi di porridge che vanno molto e vediamo anche la cucina tedesca perché mi piace mangiare, che ne so, maiale, patate, le salsicce, eccetera, eccetera, salame, quello lì al sangue. E nello stesso tempo mangiano tante patate e kisiel che l'abbiamo già visto, no? Quella bevanda lì interessante. E tanto buonissimo pane che fanno di farina di segale che è buonissima. Questa è la Lettonia. Abbiamo finito anche i paesi baltici, l'ultimo paese che è rimasto in Ucraina e chiaramente la dovrò fare perché passato è passato e fa fatto parte dell'Unione Sovietica e poi sono video senza scopi politici, ma soprattutto per scoprire questi paesi che di solito non se ne parlano e a tantissimi piacciono questi paesi, tanti mi scrivete che sono video comunque che interessano. Abbiamo finito tutti, facciamo anche Ucraina, vediamo se farli in questo momento un pochino più in là e spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete like e seguitemi sulla mia pagina Instagram e Telegram. Vi auguro buona giornata, prossima!